Siamo su Evertail. Questa è la mia seconda partita. A fine video scorso sono arrivato esattamente in questo punto e sono rimasto un po' di tempo su questo, su quest'erba, questi cespugli che è dove appaiono i mostri. E ho catturato, penso, in puro stile Pokémon, che ogni zona ha i suoi Pokémon, e penso di aver preso tutti quelli che possono apparire in questa zona, certo, a meno che non appaia anche qualcosa di super raro. Questo è il nostro secondo personaggio che abbiamo, mi sembra, ho trovato nei pool, se non ricordo male, nel primo video. Questo è il Pokémon, li chiamo Pokémon, non so come si chiamino o quale creatura, per capirci. Questo è quello che ci hanno dato tramite l'avventura, tutti gli altri sono stati catturati. Ho trovato questo per farvi vedere cosa ho trovato in questa zona, questo soldato Urd. E mi ricordo, vabbè, questo poi ve lo faccio vedere, che si vedeva un punto per capire se i mostri si evolvono o no. A quanto pare non tutti si evolvono, questo sembrerebbe di no, se ho capito bene. Comunque è molto carino, mi piace questo stile, quindi questo però l'ho messo in squadra. Poi ho trovato questo, Krish, Vespa Tigre, non mi piace molto però per ora sono pochi, quindi. Modello S1, questo è un... Sembra tipo cioè no, è robotico, quindi ci sono pure questo genere di mostri. E questo qui, Quibble. Quindi a quanto ho capito, le squadre sono fatte da 4 massimo, più altri 4 che entrano in una seconda squadra, diciamo vanno entrando man mano che i primi vanno morendo. Quindi per esempio loro 4 partono subito. E poi se dovesse morire uno di questi, poi spunta lui e poi a catena, poi questo, poi spunta il terzo e poi il quarto. Quindi abbiamo pure una panchina, diciamo. E niente, ognuno ha le sue abilità, però ancora questa è solo la seconda partita, quindi li devo scoprire. Ho trovato un doppione, che è questo. Io i doppioni per ora non li ho catturati quando ho trovato i doppioni, anche perché non so bene come utilizzarli. E abbiamo... Entrando nel gioco ho preso delle ricompense, questi diamanti che si chiamano, vediamo se ci c'è il nome, Gemma dell'Anima, e quindi possiamo fare un'evocazione. Allora, io non mi ricordo bene. Ok, ci sono vari temi, io non li conosco. Questo è il personaggio migliore forse che possiamo trovare in questo tema. Quanti ce n'è? Non hanno una scadenza, tanto per... Ah, ok, questi pallini forse sono tutti i temi, quindi abbiamo 6. No, così. Sì, 6. 2, 3, 4, 5. Evocazione amico standard. Io ancora però sono troppo ignorante in materia. Evocazione amico premio 99% probabilità di ottenere bonus. Non so proprio. Però questo usa altre cose, non usa le gemme dell'anima, quindi questi non ne ho, non dovrebbe partire, non è abbastanza fondi, ok. Quindi ci sono cose diverse, perfetto. Così questo non lo posso fare. Questo sì. Sembra che io qua possa trovare più armi che personaggi. Non so scegliere. Figo questo, me lo fa vedere? No. Non so scegliere. Boh. A caso. Tanto non penso di trovare niente di che. Teatro non so nemmeno se come Senseiya conviene prima accumularne un tot e poi farli tutti insieme uno alla volta. Andiamo vedendo. Ok, abbiamo un personaggio. Questo rappresenterebbe 3 stelle o 4? Vediamo, mettiamolo in confronto con... Allora, gestisci squadra. E allora, lei è...
4 stelle, super rara. Lui, vabbè, è il nostro. E lui è raro, quindi tecnicamente dovrebbe essere scarso. Allora, questo qui mi sembra che avesse una magia di guarigione. Ok, sì, però sono abbastanza confuso. Torniamo indietro. Basta. Esci. Chiudi. No. Vabbè, però lasciamolo in panchina. Continuiamo un pochino. E allora, il nostro obiettivo era. Me lo fa leggere? No. Dirigiti a Rigland. Ok. Chi è questa? Ok, non sono missioni che mi deve dare. La strada per ora è obbligata. Ah, già abbiamo mostri nuovi. Attacca tutti. Chissà se li posso catturare pure questi. Sì. 53 ancora è poco. Ai. Tutti a lui. Cavolo, prima l'ho ucciso. Ottantadue, proviamo. Perfetto. Quindi già spostarsi di un solo cespuglio in avanti sono cambiati i mostri. Però se ne trovano tanti. È difficile poi scegliere. Allora, vediamo se questo si evolve. Vediamo di ricordarci come si fa. Seleziona forma da qui. Ok, da quello che ho capito questo non si dovrebbe evolvere perché altrimenti ci sarebbero qua le ombre, tipo questo, ve lo faccio vedere. Per esempio lui. Seleziona forma, vedete? Questa è chiaramente l'evoluzione 1, 2, 3. E siccome già il 3 mi sembra molto figo, lui anche se ora non mi piace, me lo tengo per ora in squadra. Lui non si evolve. Attacco 64, vediamo. Non è proprio fortissimo. Vabbè, livello 1, questo già è il livello. Vabbè, 4, mica. Mica tantissimo. Va bene, teniamolo per ora qua. Lo mettiamo al posto del ragno. Il ragno non mi piace, ok. Vediamo se spunta qualcos'altro. No, questi ce li ho. Però la mazza è diversa da quello che ho io. Forse, non mi ricordo se gliel'ho equipaggiata. Mamma mia, mazzata.
Mangiaveleno non mi ricordo. No. Livello 5. Una missione. Un sacchetto di gemellani, ma me lo fregherei volentieri. Ok, ripete la. Va bene. Invece io voglio andare là dietro. Ma se sto gioco sembra pienissimo di creature, cioè ogni due passi cambiano. No, ho sbagliato. Ah, ok, no, per fortuna l'ho ucciso. Ok, voglio provare a prenderlo. Cattura. Tra l'altro, queste pietre, cioè, non vorrei sbagliare, ma mi sembrano infinite. Cioè, non è come il gioco Pokémon che le Pokéballe ti finiscono e devi comprarne a tonnellate in continuazione. E questa è una cosa ottima. Ancora non ho capito se i mostri si evolveranno da soli a un certo punto, oppure dovrò fare qualcosa. Ok, questi sono tutti doppioni. Non c'è un simbolo che mi avvisa se sono doppioni, se già ce li ho oppure no? Boh. Questo numerino non può essere. Mamma mia, che male questo. Ah, due, intende che ce n'erano due di questi. Boh, no, no, non può essere. Attaccano sempre mischino il troll qua. Ok, adesso lui muore ed entra in campo l'altro. Ma questo è uguale a quello che ho io? Posso vederli? Sì. E se volessi mettere. No. Vabbè. Ok. Ok, costo in spiriti. Costo
Questo l'avevamo già capito, meno uno. Questi sono gli spiriti che hai al momento, perfetto, questo non ci avevo fatto caso. Tutti hanno attacchi che alzano lo spirito, perfetto. Attacchi forti costano spiriti, perfetto, quindi possiamo dire che è tipo una specie di attacco base, alza lo spirito e quelli più forti invece hanno un costo, ok. Puoi vedere lo spirito nemico qui. E che mi serve? Controlla tu e spirito attentamente per sconfiggere i nemici. Il tu era il time unit, mi sembra. Sì, per sconfiggere i nemici. No, chiaro, va bene. Quindi se lui ha 0, tecnicamente lui non può fare delle mosse speciali e dovrà fare gli attacchi base. Perfetto, ottimo. Quindi io questi non li posso fare perché sono a zero. Infatti, posso fare solo questo per ora. E mi aumenta di 2. Ok. Inizia a diventare tutto più chiaro. Ora lui fa un base. Perché 2? Si è fatto pure del danno riflesso, tra l'altro. Non so perché. Ha accumulato 2 e io pure. Quindi adesso che posso sparare questo. Il time unit è 70, quindi comunque dovrei essere più veloce di lui perché lui è 71 e attaccare quindi di nuovo, vediamo. Vabbè che non c'è bisogno. Perfetto. Oh, attenzione. Armatura fatta di un metallo raro che si trova solo nelle miniere Gamlam. Ok, interessante. Cattura del puledro aereo. Ok, vediamo di equipaggiare quell'armatura. Vediamo un po'. Allora. Si va sempre da qua. Vediamo. Allora, statistiche. Abilità attive, abilità passive. Profilo, no, da qui non. Qua mi fa vedere la card. Vediamo, vediamo. Squadra. Squadra 2. Eppure io questo lo voglio provare. Mettiamolo a posto di questo coso. Non abbiamo armi per lui, giusto? No. Ah, qua, strumenti. Ok, io vorrei vedere cosa cambia. Vediamo se si. Vediamo come si capisce. Allora, abbiamo 600 HP, 638. E non cambia nulla. L'attacco 148. Non cambia nulla. Che cambia questa cosa? Aspetta. E dice attacco 20, perché non cambia? L'attacco è 148, totale 2,14. Ah, aumenta qua. E allora perché questi sotto no? Quindi questi forse sono quelli del personaggio e questi i totali sommando vari accessori e cose varie. Quindi ok, mi aumenta. Aumenta l'attacco. Attacco, velocità e HP. Ancora mi confondo un pochino con i comandi. Quindi tutto aumenta. Perfetto, va bene. Salva. Costo che? La tua squadra supera il costo limite. Ah! Questa non l'avevo, non la sapevo, quindi noi abbiamo un valore per ogni creatura, per
che serve per evitare di mettere creature troppo forti, però è un totale, quindi contano anche quelli in panchina, diciamo. Quindi, per esempio, se ne togliessi uno, non basta, mi tolgo anche questa. Perfetto. Quindi ho un altro 7. Mi metto questo. Ok. Interessante. Strumenti e armi. Non ho più niente per ora. Ok. Ah, quando si muoveva il cespuglio voleva dire che c'era qualcosa di raro. Eccolo. Questo qua. Figo. Puledro aereo. 900 di HP. Classe fulmine, quindi gli faccio male con questo verde. Ah, giusto, giusto con lui. Vediamo un po'. Dolore curativo. Che fa? Cura gli HP di un alleato. Ottimo. Cambia vita, quindi una specie di healer. Purifica, rimuove gli effetti negativi, ma sembra buono. Attacco più 2, vediamo un po'. 178. Io ho paura di ucciderlo. Vediamo quanto faccio di. Ah, forse avrebbe resistito. Allora, questo lo facciamo sparire. Non dovrebbe ucciderlo. Ok. Ma lei non ha mosso, o sbaglio? Ha ancora 274. Va bene, proviamo a catturare anche perché lui fa molto male, quindi facciamo un tentativo. Anche se ancora la percentuale è bassa, infatti. No, mamma mia, per un pelo. 84. Ok. Adesso quello può morire. Ma lei non attacca dopo l'ape. E allora, sto cavallo è 16 punti, caspio. Se lo mettessi 113. Allora, questo si evolve in maniera molto brutta, ma si evolve. Per ora vorrei tenere quelli che si evolvono. Vediamo lui. Ok, lui si evolve. Lui sì. Questo. No.
allora, ok. Vediamo questo. Questo si dovrebbe evolvere, secondo me. Sì, infatti, era troppo cucciolo, diciamo, di aspetto. Mettiamo a posto suo. Che cosa fa questo? Attacca due nemici. Attacco 74. Attacco 75. Attacco 102. Teniamo. No, non ci sta perché questo. Sono sopra di un punto. Sono sopra di un punto. Devo diminuire. Devo diminuire. Niente, togliamo questo momentaneamente. È troppo forte il cavallo. Ok. Oh, un'arma. Ottimo, ottimo. Allora, lascia, mettiamo a lui, vediamo quanto sale di attacco, di lui è 149, 149, un bel 50, pure gli HP sono saliti un sacco, e questa qui invece a lui mi pare che non va infatti, a chi va questa? Aspetta, però se l'era presa. Ha funzionato. Però a quanto pare non è l'arma giusta per lui. Questa è una mazza. Boh, vabbè, per ora nessuno. Cioè, a quanto pare gliela potevo dare, ma avevo qualche malus, non ho capito di che. Che è sta cosa? Teletrasporto. Hai sbloccato un punto di teletrasporto, puoi tornare in altri punti cliccando qui. Ottimo. Ok, io però voglio dare un'altr'occhiatina prima di proseguire se spunta qualche mostro che ho saltato. Chissà se mettendo auto mi cattura i mostri. Forse no, lì cioè li perderei.
Però l'impressione. Cioè, mi viene un dubbio su questo gioco. Se i personaggi principali magari siano molto più fighi e forti dei mostri, poi alla fine va a finire che i mostri magari non. Mi fai uscire. Cioè, si è bloccato qua. Magari i mostri poi non li usi più. Boh. Ok, teletrasporto. Vediamo, cliccando questo, pianure centrali di Rigland, che sarebbe questo dove siamo noi. Quindi questo è il primo punto. La frontiera settentrionale. È questo, perfetto. Quindi questo è il primo punto. Esatto. Oh, un altro combattimento, ok. Certo. Me l'hai copiata. Ah, tranquilla, la conoscevo pure io sta mossa. Cronolampo. Ok. Lui ha veleno. Come si vede? No, volevo provare il mio purifica, ma non sembra. Dolore curativo. Questo che era? Cura gli HP di un alleato. Proviamolo. 124, non male. Ah, però mi faccio male io. Caspio. Che il mangiaveleno è devastante. No a lui. Oh. Rango 2, quindi mi aumenta il mana e il costo co cos'era? Si è espanso l'inventario. Ok. Ah, si possono anche alleare. Oh, forte. Vediamo. Che figata. Questo in Pokémon non succede. Allora, gestisci squadra. E allora, livello. Ah no, questo è il valore. Livello 3. Il valore 12. Attacco 102. Info abilità. Veleno e mangiaveleno. E vabbè, è come il mio draghetto. Questo personaggio non ha abilità capo, abilità attive, passive non ne ha. Si è messo in gioco per diventare bello, hanno pure un background. Va bene, non. Boh, non mi convince però. Seleziona forma, ovviamente. Ma no, mi sa che resto così.
no? È un tipo di combattimento diverso. Ah, tieni in mano un'arma questo. Che vuol dire veleno vendicativo? Non mi ricordo quest'icona. Boh. Cos'è quest'icona? Io se lo trovi. Questo. Il nemico che sconfigge questa unità viene avvelenato. Ah, ok. Forte. Ok. Boom. Questo gioco non è per nulla male, devo dire che è molto carino. Forse per ora è il migliore tra quelli che ho provato per il momento. Purifica, c'ho qualcuno avvelenato? No. E quindi vendetta stordente, quindi se qualcuno lo uccide gli fa tipo lo elettrifico o qualcosa. Scambia. Scambia gli HP con gli HP. Aspetta. Scambia gli HP di un alleato con gli HP persi. Che vuol dire? Ah, se mi dovessero fare tipo 800 di danno e me ne restano 100, faccio al contrario. Va bene, non è proprio. Questa è una cura. Cioè, però. Mi faccio male. Vabbè, niente, per ora non è. Aia. Ciao. Questa mossa, niente, è devastante. Ma io posso catturargli? No, ok. Ancora è vivo. Mi attaccano sempre lo stesso, cioè. Boh, forse da un lato è meglio, non lo so. Livello 6. Chissà se 30 è il level cap o posso poi salire di questo costo. A quanto mi è sembrato di capire, è il limite del valore della squadra. Quindi così posso mettere più personaggi o personaggi più forti. Una pozione. Ok, quindi danno un sacco di punti esperienza questi. Allora, mi sembra che c'era dell'erba. Ah, ok, qua c'è altra roba. Un'altra mazza. Questi li ho tutti. Ah, ok, già è partito l'auto. Mi sembra anche un po' stupido. Ci ha fatto una cura contro lei che era tutta sana, perdendo pure vita. Vabbè. Però non si accelera. Ah, forse ha fatto la mossa scambia danno per vita. Che si è curato tutto, a meno che non mi ha sprecato qualche pozione. Ok, facciamo questo combattimento col tizio. Certo. Figo questo. E allora, chi è più pericoloso? Boh.
Ci sto facendo caso ora, è spirito della squadra, non ogni personaggio. È interessante questa cosa. Quindi io posso caricare con gli altri e poi sparare con uno, sempre magari la sua mossa speciale. Cacchio, che male che fa quello. Ah, questo è healer, giusto, però è morto. Ok. Oh, si sta evolvendo. Perfetto, quindi si evolvono da soli. Ottimo. Ok, quindi come i Pokémon, praticamente nessuna cosa complicata. Appena arrivano al livello, si evolvono. Ah, si è unito pure lui. Stiamo diventando un po' tantini già. A seconda partita già siamo un casino. È carino come personaggio. Livello 3. Però questi sembrano di quei personaggi che ti hanno all'inizio, tanto che non hanno nulla di che, chissà, magari non hai pullato nulla, non hai trovato niente. Carica insolente. Vediamo un po'. Questo è un semplice attacco. Riflette il 30% del danno inflitto. Ok, ma passive non ne ha. Niente di che. Niente di che. Che arma usa? Me lo dice? Questa? Spada? No. No. Io ho due mazze. Ok. Oh, una spada nuova. Vediamo se è meglio di quella nostra. E allora. Ah, però cambia l'aspetto. E devo dare sto spadone allo slime. Che peccato. Attacco 100. 171. Attention. 171. Proviamolo un attimo in prima fila. Tra l'altro abbiamo liberato 5 punti. Possiamo mettere un altro. Mettiamoci questo. E tra l'altro lui può mettere la mazza. Forse pure lui. Sì, però lui è valore doppio. Quindi non possiamo portarlo, e a lui mettiamo una bella mazza. Così. Ok. Così si raccolgono, no?
Certamente. Ma che fa, scherziamo. È pure chiuso. Vabbè, andiamo verso il nostro obiettivo che già sta durando assai sta partita. Si è bloccato. Sicuramente, guarda. Questo sarebbe interessante se si aggiungesse alla squadra. Ahia! Porca miseria. Ah, a me non muoiono. Ok. Allora, uccidiamo prima questo. Vediamo se muore subito. No. Ok, per fortuna non lo sta curando. 1600, porca miseria. Oh, addirittura due ranghi. Oh. Ah, si vedono un sacco di punti. E credo che possiamo fare forse un'altra. Possiamo fare forse un'altra evocazione. Ah no, 50, pensavo ne avessimo di più. Ok, siamo arrivati a destination. Ok, vediamo questo negozio di equipaggiamenti e chiudiamo qua. Che non è questo. Forse sì. Anello del sapere, vediamo un po'. Ok, penso che, cioè, dobbiamo vedere solo questo. Quindi aumenta HP e attacco.
HP e attacco. Aumenta molto più attacco di questo e un po' meno HP. Diamolo a lei. Ok. Tra l'altro ho 10 punti in più, quindi posso mettermi, chi mettiamo? Di 10 punti. Questo mi pare che cura. Proviamo lui. Possiamo dargli la mazza e arriva un attacco di 144. 144 è buono, sì. Insomma, confronto ai protagonisti. Questa 369 di attacco. Ok. E abbiamo riempito la formazione sia nella prima che nella seconda squadra. No, penso non sia in negozio questo. Proprio in stile Pokémon, cioè vuole vedere una creatura e mi fa un regalo, ok. Quindi dove non c'è il simbolo di entrata non si può entrare, ok. Mi sa che qua prendiamo la cassa. Ok. E allora, spadone d'acciaio. Ah, ok, mi dice forse direttamente qua mi fa il calcolo dei valori. Quindi, ok, attacco 70, attacco 72, infatti mi dà più 2 di attacco, ok, mi calcola già la differenza, perfetto. Questo, incompatibile, perfetto, mi piace la gestione, ok, bella chiara, spadone cavaliere, già questo ecco, 1-2, che cos'è 1-2-6? Se questo 6. Ma perché lui può mettere spadoni, a quanto pare. Compra 3002, caspita, ci arriviamo proprio perfetti. Martello più scarso di quello mio, ma lui pure in martello si mette, tipo di arma martello. Cioè sia martello che spada? Ah no, infatti, lui è martello. Martello, sì. Perfetto, io quella spada però la voglio. Acquisto unico. Questa è da prendere. Compra. Perfetto. Ah, attenzione, anche le armi hanno un valore, un punteggio. Io avevo visto che era zero le armi. Ok, quindi se dovessimo prendere delle armi sgrave. Molto forti. Aspetta, fammele equipaggiare. Già lo hanno visitato, ma che manco il tempo.
Si tratta di morte dormiente. Non suona bene. La morte dormiente, cioè deciditi. È una malattia misteriosa. Ossia? Mi volevo equipaggiare l'arma. Ok, perfetto. Equipaggiamo l'arma e la chiudiamo qua. La seguiremo la prossima volta. E allora, armi. Spapau. Vediamo se si vede. Da dove si vedeva? Mi confondo sempre. Almeno qua. Non ce la scegli forma una volta qua. Boh. Vi giuro che c'era scegli forma, l'avete visto prima. Ah, ok, aspetta. Ho superato il costo limite mettendo la spada. Allora, scippiamogli intanto la spada a lui che non se la merita. E gli mettiamo quella a zero. Come è impossibile qui? Ah, sono diverso, ok. Chiedo schiuma. Queste cose sono a 0, quindi devo togliere un personaggio di nuovo. Togliamo lui. No. Togliamo lui. Ce la facciamo? Precisi. Ok. Ce la facciamo. Abbiamo una mazza, una spada e una spada. A due mani, spada a una mano. Che non possiamo. 4, 5, 6, 7 non possiamo dare. Ok. Questo che è? Copia, cancella, incolla. Non tocchiamo niente che mi sparisce qualche mostro e nemmeno me ne accorgo. Maestria, fusione. Qua c'è un sacco di roba ancora che poi dobbiamo verificare. Va bene, ragazzi, io mi fermo qua. Nel frattempo, io me ne torno indietro, vado a exparo un pochettino, vediamo se trovo qualche mostro nuovo e poi riprendiamo da qua. Ci vediamo alla prossima.